Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sarà un video make-up in collegamento all'ultimo che è stato pubblicato, ovvero mercoledì. Se ve lo siete perso, vi lascio il link in descrizione. Quindi oggi continueremo il percorso e ci andremo a truccare con i trucchi che ho comprato sul sito di Pink Panda. Andremo a provare vari prodottini, come ad esempio la Super Palette Rainbow Heartbreakers di iHeart Revolution. Sono super carica. Se avete già visto l'ultimo video che ho pubblicato, l'altra palette di iHeart Revolution mi ha lasciata stupita, meravigliosa. Speriamo che anche questa abbia quel destino. Poi dobbiamo provare i brillantini di NYX Glitter e l'eyeliner rosa, sempre di Revolution. Andiamo subito a truccarci insieme, ma prima vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, a mettere like se vi fa piacere e a lasciare un commento. Ma adesso passiamo al make-up. Eccoci qua, pronti per iniziare il make-up. Io ho fatto una base velocissima, le sopracciglia e nient'altro. Non ho messo nemmeno l'illuminante perché ho visto che all'interno di questa paletta qualche shimmer c'è. Quindi ho detto, facciamo con quello che abbiamo. Non volevo azzardare e usare i brillantini di NYX che comunque utilizzeremo per il make-up occhi. Quindi ho detto, utilizziamo uno shimmer di questa palette. Voglio utilizzare questo qui come illuminante perché non mi sembra che ce ne siano altri particolarmente adatti, così andiamo a vedere subito che performance possono avere questi ombretti. Vediamo un po'. Sì, non è esagerato. Proviamo col dito. Sì, non è esageratamente luminoso. Potete vedere anche voi che sembra più luminoso dalla cialda. Però bello perché ha delle perle. Ah no, dai, si vede, no, si vede. Ha delle perle rosa all'interno, che è molto carino. Soprattutto è azzeccato per il trucco che voglio andare a fare oggi, ovvero vorrei rimanere sui toni dell'azzurro e del rosa, visto che abbiamo il nostro eyeliner rosa e non faccio un trucco azzurro da una vita. Sperimentiamo un po' con i colori. Come potete vedere, questa palette è pienissima di colori, possiamo sbizzarrirci veramente. Penso di utilizzare questa fila qua di colori, quindi direi che possiamo iniziare. Allora, qua non vedo particolari colori neutri tipo burro così, però c'è questo colore qua che possiamo provare a stendere su tutta la palpebra, così più che altro vediamo anche che performance possono avere. Questo è proprio un rosa effettivamente, però non mi dispiace, comunque non ha una cattiva resa, si vede abbastanza. Lo stendo giusto per uniformare leggermente la palpebra. Mi rendo conto che un color burro forse sarebbe stato meglio, però non mi dispiace appunto, come già dicevo, anche come performa. Bene. Quindi abbiamo fatto la nostra base e direi di iniziare a sperimentare con i nostri colori pazzi. Io direi intanto di prendere un colore di transizione, così, tanto per non fare tutto l'occhio azzurro che è forse un po' too much. Mi piace tanto anche questa fila di arancioni qua, che di fianco al blu vedo che secondo me stanno molto bene. Quindi mi sa che come colore di transizione provo ad andare a usare questo pescato qua. Vediamo. Beh, si vede molto. Bello, ragazzi, mi piace molto. Queste palette di questa marca qua, ragazzi, non mi sembrano niente male, nonostante il costo non sia esagerato, cioè comunque è una palette low cost. Tanta roba. Ok, non esagero troppo, mi spingo ovviamente sempre in fuori. Adesso iniziamo a usare i nostri blu. Direi di provare ad andare con il non con il più scuretto, questo qua che è un pelino meno scuro, poi magari andiamo a intensificare dopo con l'altro, vediamo un po'. Spero che con l'arancione si fonda bene. Per il momento mi sembra di sì, anche se questo azzurro, vi dico la verità, mi sembra un po' spento. Continuo un po' a insistere. Cioè, il colore viene, però boh, non mi sembra che si amalgami bene con l'arancione. Sta un po' facendo macchia anche. Allora, non mi piace particolarmente. Cambiamo colore. Direi che vado con quello un pelo più scuro. Questo già si vede che ha una pigmentazione diversa. Ma chissà perché? Chissà perché fa così. Questo qua già un po' meglio. Però sta facendo macchia. Vedete che qua manca? Che non si stende? Perché fai così? L'arancione intanto è completamente scomparso. Sono un po' confusa perché vedete?
Cioè, un po' la situazione è migliorata, però comunque qua fa macchia, qui fa un po' macchia. Non lo so, sono confusa. Dai, provo a prendere questo un po' più scuro. Vediamo cosa ci dice. Se riusciamo un po' a definire qua la situazione. Mi rendo conto che fare un trucco con il blu non sia la cosa più facile del mondo, eh. Però, insomma, se hai dei buoni colori non è un problema. Abbiamo scurito un po' qua. Non lo so, non mi sconquinfera molto, vi dico la verità. Poi sembra che si sia proprio tipo come ossidato, no? Sulla cialda è un altro colore di quello che c'è sul mio occhio. Non mi dispiace, non è orrendo. Però poteva fare di meglio. Ho cantato vittoria troppo presto. Non lo so, sono un po' delusa. Proviamo a proseguire, poi vediamo se dobbiamo cacciar via tutto o meno. Farei... Mi è caduta la palette. E guardate il giallo. Indovinate chi ci ha infilato un'unghia dentro? Non so che dire. Non so che dire. Oggi il mondo del trucco ce l'ha con me. Comunque stavo dicendo, o che facciamo una cut crease qua, una bella cut crease, e poi ci mettiamo tutti i brillanti. Non è una idea malvagia, secondo me. Proviamo. Andiamo a vedere questo trucco come può essere salvato. Non dobbiamo demordere. Purtroppo quando c'è qualcosa che non va nel make-up, poi io vado tipo un po' nel panico, no? Non so più cosa fare. Adesso provo a riprendere un po' del mio azzurro e vado qua leggermente per uniformare il tutto. Adesso provo a prendere un po' di... Io andrei con proprio rosa. Rosa classico, normale, questo. Ormai non ho più niente da perdere. Sono un po' sconsolata. Un bello staccone. Ok, oggi non ho idee, quindi sono combinata così. Il mio destino è fare un trucco osceno. Però insomma, con una palette così piena di colori, come fai a non avere idee? Impossibile. Adesso direi che andrei con un pescato, come questo, che è sempre un rosa, però un po' più pescato. E lo metto qua all'interno e provo a sfumare il tutto. Mi sta facendo veramente schifo questo look. Spero di riuscire a recuperare con i dettagli, perché se andiamo avanti di sto passo butto via tutto. Prendo un pennellino più piccolo, lo intingo nel primo azzurro che abbiamo preso e provo un attimo a fare nel dettaglio fino a qua giù e provo a sfumare un po'. È l'unica, non saprei come altro fare. Ripasso un po'. Perlomeno, ragazzi, nota positiva, non fa fallout. Prendo un po' di colla per i glitter. Ne picchietto un po' sulla parte rosa che ho fatto. Spero che non mi porti via il colore. No. Bene. E vado a prendere i brillantini. Allora, questi qua bianchi direi che mi azzardo a metterli all'inizio dell'occhio proprio. Qua, bellissimi. Sul colore comunque non dovrebbero incidere più di tanto. Sono molto belli. E poi vado a prendere questi qua più rosati. Questi sono molto più pigmentati. Vediamo che effetto. Non lo so. Non so cosa sto facendo, ragazzi. Li amalgamiamo un po', dai. Questo blu è davvero prorompente. I brillanti mi piacciono parecchio. Il mio problema è il blu. Cioè, il mio problema è proprio questo blu. Adesso niente, proverò a fare anche un po' la rima inferiore, così giusto per darci il colpo di grazia. Sempre con il blu. Non so se andare con un blu diverso. A sto punto persevererei sempre sullo stesso, perché altrimenti veramente vado a mettere nella rima inferiore questo azzurro qua dell'inizio e con il pennello vado solo a sfumare, sempre anche verso l'alto. Oggi va così, sembra la sirenetta, il musical della sirenetta sembra. Comunque adesso non perdiamoci d'animo e continuiamo. Qua voglio mettere degli altri brillantini, quelli bianchi, metto un po' di colla per i glitter e vado a prelevarli. Un po' vanno a finire in giro per il viso. Non che mi dispiaccia, ma visto il trucco che ho fatto oggi, un po' già da pagliaccio barra sirena, non vorrei esagerare nel resto del viso, vi dico la verità. Adesso speriamo che il nostro mitico eyeliner faccia il suo dovere. Che ce la mandino buona.
Allora, questo eyeliner non mi sembra niente male, l'unica è che secondo me ci vuole più di una passata. Sì, diciamo che potrebbe essere l'ombretto sotto, però vedete, non è super definito, cioè non so quante passate ci devo fare. Ho tolto l'eyeliner, questo trucco sta andando in direzioni veramente, sta cadendo nell'abisso, ma noi non demordiamo assolutamente e adesso riproviamo. L'eyeliner che però non funziona egregiamente, vi dico, perché è molto trasparentino quasi. Quindi faccio davvero fatica ad applicarlo. Già non che io sia un'esperta, quindi figuriamoci. Cioè, capite qual è il mio disagio? Capite qual è il mio disagio? Può funzionare così un cavolo di eyeliner? Cioè, dovrò fare 3000 passate, tipo. Faccio anche la codina all'inizio, per non farsi mancare niente. 10 years later. Allora ragazzi, io penso di aver fatto almeno 4 passate di questo benedetto eyeliner e comunque il risultato, non so se sono io troppo esigente, non capisco se questo look mi fa schifo, sembra un trucco da bambino, da circo, da sirenetta, non lo so. Fatto sta che questo eyeliner sarà per l'ombretto sotto, ma si crepa dopo, poi 4 passate comunque non è boom, rosa, capito? Questa cosa mi triggera particolarmente, ma ce lo facciamo andare bene così. Questo quindi è il look finale dell'occhio. Posso commentarvi soltanto i prodotti, cioè brillantini top, bellissimi, ombretti di questa palette, i rosa che ho provato in realtà erano belli, erano pigmentati eccetera, il blu ha fatto un po' di macchia, quindi dipende dai colori, i rosa li approvo e il blu no, perché mi ha fatto un po' di macchia, cioè comunque si è sfumato, sì, però ha fatto macchia un po', quindi mezza approvata, mezza no. La palette, per quanto riguarda l'eyeliner, io direi sull'ombretto bocciato, sarebbe da provare senza ombretto, senza niente, no, vabbè. Poi lo sento proprio pesante sull'occhio, lo sento proprio pesante questo eyeliner. Eccoci ragazzi con il look finito, un parto gemellare, secondo me ti fa perdere meno tempo. Soddisfatta? Non lo so, devo pensarci, perché non so se i colori stanno bene insieme, non capisco, questo eyeliner è sempre più brutto più il tempo passa. Questo eyeliner ragazzi, iper mega bocciato, cioè 0 su 10, che dire. Spero che il look vi piaccia o quantomeno che vi siate divertiti a vedere il mio sclero generale per fare questo make-up. Giuro che mi sono impegnata, ho provato a recuperare, non lo so se ho recuperato. Vedremo durante il corso della giornata se questo trucco mi prenderà bene o non mi prenderà bene. E quindi così ragazzi, è stato molto complicato, sicuramente con il mascara come sempre, un po' la situazione si raccapezza un attimo, tutto sommato qualcosa abbiamo tirato fuori. Siamo giunti quindi alla fine del video, se vi siete divertiti mettete like e lasciatemi un commento, fatemi sapere anche quali marche make-up secondo voi dovrei provare, recensire eccetera. Detto questo, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video prestissimo e ciao!